Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Momcombi. A cosa serve? Momcombi è un parafarmaco appartenente alla categoria degli articoli antiparassitari per uso umano. È commercializzato in Italia dall'azienda Candioli SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Candioli SRL. Concessionario: Candioli SRL. Categoria di appartenenza: articoli antiparassitari per uso umano. Confezioni: Momcombi emulsione 100g. Indicazioni: trattamento locale delle parassitosi umane provocate da pidocchi del capo, Pediculus humanus capitis, del pube, Phthirus pulvis, e dalle rispettive uova, Lendini. Modalità d'uso: applicare accuratamente sulla capigliatura asciutta il contenuto di un fialoide per capelli corti o di lunghezza normale, facendo sì che il prodotto venga ad intimo contatto con il cuoio capelluto. Per operare al meglio, effettuare la distribuzione per circa 5 minuti, aiutandosi con l'apposito pettine distributore inserito nella confezione, ponendo particolare attenzione alla zona della nuca e dietro alle orecchie, zone queste di particolare localizzazione dei parassiti. Lasciare agire il tutto per 20 minuti, lavare accuratamente la testa con un normale shampoo, quindi pettinare accuratamente i capelli con un pettine a denti fitti per eliminare pidocchi morti e le uova staccatesi dai capelli. Ripetere il trattamento dopo 8 giorni in modo da eliminare quei parassiti che possono essere nati da uova sopravvissute al primo trattamento. Analisi ingredienti: permetrina, C/trans 25, 75, G0,95, piperonil butossido G4,0. Eccipienti ecoformulanti QB AG100. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.